Allora, piccola passeggiatina con la Nelly come ogni mattina, perché lei, cioè, deve anche andare nel bosco, andare in bagno, e non avendo qua il giardino sono obbligata a portarla io, non può andare quando vuole. E quindi adesso la facciamo correre un pochino. Allora, oggi mi faccio un'ultima giornata di smart working, lavoro qua, poi sto pomeriggio, finito il lavoro, vado un pochino in piscina, poi torno a Verona. Vorrei essere a Verona per le 7:30 indicativamente, vediamo un po' se ci riusciamo. Ecco, a me piacerebbe prendermi il brevetto da pilota prima o poi, solo che costa un sacco e ci sono altre priorità prima. Tra un po' devo già andare a lavorare, mannaggia. O no, Nelly? Nelly? Che carina. Ok ragazzi, c'è un po' di pausa pranzo, ora mi mangio del polletto. Fa un pochino male la spalla per qualche ragione. Fuori non c'è neanche così bel tempo, non è il massimo. Allora, direi che pranzo ci mangiamo il nostro polletto, un sacco di pollo. Abbiamo altra roba oltre che il pollo. Altra roba, avremo un burger con i carciofi, pomodorini, carciofi e pomodorini secchi, è vegano. Anche no, trovo il pane al limone. Ah, che palle che non c'ho cibo qua. Non c'è molto. O meglio, c'è tanta roba, ma non le cose che interessano a me più di tanto. Vabbè, taralli. Capito, ragazzi. Tanto ci facciamo il pollo. Un sacco di pollo, mamma mia. Come che faccio qua senza ammazzarmi? Io non so, comunque, ragazzi, a differenza dell'altra videocamera, questa perde il soggetto abbastanza facilmente. Non so come mai. L'altra, quando l'ho cambiata, cioè non andavano delle cose e vabbè, l'ho cambiata, ho preso questa nuova e a volte perde il soggetto con più facilità. Quindi non il massimo, però vabbè. Senti. Ok, ora abbiamo fatto un po' di spazietto, ci mettiamo anche l'ultimo pezzo di pollo. Oh, diventerò una gallina, qua c'è un sacco di carne. Mi manca, vi dirò che mi manca un po' mangiare al ristorante. Ora sembro quello viziato, però intendo quello, cioè al lavoro, insomma. Quello dove andiamo a mangiare sempre con i colleghi, che è convenzionato. Ne mangiamo un sacco e spendiamo poco. Un po' di erbette. Sono erbette tipo carne, origano, erba cipollina, cumino, origano. Allora, mettiamo un po' di origano. Ovviamente qua è venuta la Nelly. Non ci ho neanche pensato, potevo farmi le scaloppine a questo punto, che erano un pochino più buone. Ah, ci sono queste nuvolette, ragazzi, che non promettono nulla di buono. O meglio, vai e viene, non è il massimo. Vorrei prendermi un po' di sole oggi, magari finito il lavoro, vado in piscina, ma non è per nulla garantito. Anche se vi dico, una volta sono andato in acqua a nuotare, cioè in piscina sotto la pioggia, e ci stava parecchio. Boh, vediamo. Anche perché mi fa un po' male il braccio. E non c'è motivo, cioè non c'è un motivo perché mi faccia male. Neanche uno. Insomma, ragazzi, pranzetti così, solo pollo. Pollo, taralli e Coca-Cola. Come i bambini, vabbè. Non ho fatto la spesetta come avrei voluto. Allora, ragazzi, non ci facciamo mancare niente, alla fine ci prendiamo anche un gelatino al caffè. Come sapete, io non è che beva chissà quanto caffè nella vita, anzi, quindi lo mangio. Abbiamo appena finito di mangiare, adesso questo qua, giusto per finire in bellezza come se fossimo in vacanza, e poi ricominciamo a lavorare tra poco. Questo attualmente è il tempo, non il massimo, non il pessimo, non il peggio, però potrebbe andare meglio, ecco, un po' nuvoloso. La montagna, così, montagna più lago vuol dire sempre questo. Bene ragazzi, stiamo tornando a casa,
finita giornata lavorativa, mi sono appena finito il lavoro, alle 9:30, ciao, 5:30 ho finito di lavorare, 5:32 ero in piscina a nuotare, avevo bisogno proprio di bagnarmi un due perché col caldo che c'era una certa, e innanzitutto il tavolo su cui ero era in metallo, quindi completamente, cioè completamente bollente. E i computer anche loro caldissimi, ragazzi, quindi alla certa ho detto basta, finito questo, pum, tuffetto, mi sono messo a chiacchierare un po' con i vicini, una mezz'oretta e poi basta, adesso sono le 6 e un quarto e purtroppo è durato poco, mi sarei goduto ancora un pochino di sole, ma purtroppo alle 8, cioè tra neanche 2 ore ho un appuntamento, quindi non ho tempo semplicemente di rimanere lì, anche perché devo portare la signorina a casa, l'anellina, e poi devo mettere in frigo un paio di cose, farmi la doccia e poi uscire di già, quindi insomma non avrei il tempo materiale di fare tutto semplicemente così, ragazzi. È venerdì, ho tutte le info per domani, il matrimonio come vi dicevo dovrebbe essere estremamente semplice, poco impegnativo, sarà sicuramente così. Domani sera avrei avuto una festa slash grigliata in un campo, ma purtroppo sono a fare le foto a una festa appunto come vi dicevo con la Nasti e quindi non ho abbastanza tempo per fare tutto, ragazzi. Anche organizzandomi, purtroppo ci sono solo 8 ore in un giorno che posso utilizzare. Vabbè, ragazzi, noi ci aggiorniamo dopo quando siamo giù o magari in autostrada. Vabbè, vediamo. Ci vediamo dopo. Ha paura di qualsiasi cosa dal punto che si mette lì nell'angolino. Se la chiamo Nelly, neanche mi risponde. Fa finta di non vedermi. Nelly, cioè, guardala, cioè, o sta ma o ha il mal d'auto. Mi è venuto sto dubbio prima che magari, boh, poveretta, non ce la fa. Oh, non lo so, poverina. Vabbè, comunque stiamo tornando, il sole ci accompagna lungo il tragitto. Queste zone sono bellissime, secondo me. Non so, mi ricorda. Ci sono alcuni punti di questa vallata che tipo sono simili a Jurassic Park come conformazione rocciosa. Spero che lasciamo passare questo Q5, perché sennò non è felice. Ecco, bravo, vai. Fine che ci sono qua il casello, miseriacciola, miseriacciola. E la Nelly ora finalmente sorride. Finalmente sorridi, Nelly, che non ci sta più muovendo.